Questo dietro alle mie spalle è un pub irlandese. E qui è sempre Natale! Benvenuti su un altro episodio di Pub Advisor, dove recensiamo i pub di Dublino. E stasera siamo al Hole in the Wall, ovvero il buco nel muro. Allora, è un pub storico, molto storico. Pensate che è aperto nel 1751. Mi sento un po' osservato. È il pub più lungo d'Europa, è lungo ben 100 metri ed è famoso perché qui è sempre Natale, anche l'estate. E adesso andiamo a vedere. Let's go! Allora, la leggenda narra che il proprietario di questo pub abbia investito talmente tanto nella creazione delle decorazioni, le ha lasciate tutto l'anno e da allora in questo pub è sempre Natale. Guinness, direi bene. Assaggiare la Guinness di questo pub. Allora, la schiuma è perfetta, il bicchiere che non è stato sgrassato perfettamente, ma anche sabato, quindi ci sta. Adesso assaggiamo. Buona, dopo diamo il voto. È una Guinness. È una Guinness. È arrivata la pappa. Abbiamo preso un burger con tante cose dentro. Molto buono. Non so come affrontare questo cosa. Buon sapore. Questo è buono. Cosa hai preso? Si chiama Traditional Chocolate Pudding. Non è come me l'aspettavo, quindi sono curiosa. Mi è scappato un po' di cinnamon. Allora, Guinness, voto. Buona. 3,5. Per me. Atmosfera, quando entri e quando esci. Allora, quando entri, 5. Quando esci, 2. Per me 5 quando entri e quando esci, boh, 3,5, dai. Comunque è un bel pub, è un po' lungo e stretto, però ci sta. Irlandesità. Per me 3. Anche per me 3, non è tanto irlandese. Essendo un pub che è molto pieno di luci, è pieno anche di bambini. Oh, bambini dappertutto. Se volete stare un po' calmi, qua non benissimo. Però è bello, è caratteristico. Patatine fritte, voto? Io dico, dai, 3,5, onesto. Oh mio Dio, il giorno più bello della mia vita! Oh, Merry Christmas! Merry Christmas! Is he good to you? Did he buy you lots of presents? Yeah. Yeah, has he asked you to marry him yet? No, no, not yet. All right, I'm going to give you a Santa blessing. Thank you'll you. Be married this time next year and the following year twins. Thank you. Oh mio Dio! Rettifico la mia valutazione, 5 punti di bonus. 5 punti a Grifondoro! Allora, abbiamo preso quello che in Italia si chiama vin brûlé e qua si chiama... Aspetta. Non mi ricordo già più, eh. È proprio mullet, sì. Wine. Praticamente è il vino con il mullet. Quando no, quello è il mullet. Dai, mullet. Spiegato, è il mullet. Mullet? Questo qua è il mullet. È come quello italiano, come il vin brûlé, solo leggermente più arancioso. Buono, quanto hai pagato tanto? Non lo so.
E niente, questo era il Hole in the Wall e spero vi sia piaciuto. È arrivato Babbo Natale. Esatto, volta. Che ha cambiato tutto. Iscrivetevi al canale, guardate gli altri episodi del Pub Advisor. Fa freddo, non riesco a parlare. E basta. Sai che lo sai. Bye.